Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Todd, guardate nel menu, che bel nome colorato. Vabbè, in questo video, anzi, oggi è uscita la nuova stagione dei tutorial. Oggi vi faremo vedere. Allora, in questo video vi faremo vedere come costruire una mini casa che potrebbe riuscire a farvi vivere per almeno 60 notti. Non è vero. Allora, vabbè, almeno per iniziare, perché all'inizio non hai materiale. Iniziate a fare una struttura del genere. Ma devo fare così? Ma no, che fai? E qua ci mettete una torcia. Aspetta. Ecco la casa. Sì. Il resto della casa sarà sottoterra. No! Scusate. Cosa hai detto? Ma che fai? Anche se tu sei più grande di me. Allora, qua ci mettete un blocco, perché qua ci metterete l'acqua. Ho sbagliato. No, giusto. Potete fare così. Ops. Aspettate. Ragazzi, dovete fare una struttura del genere, così. Poi sopra ci mettete qua dell'acqua, ricoprite attorno, ci mettete qua un blocco d'erba e ora prendete una bella zappa, zappate, prendete i semi, in questo caso io non li ho presi, quindi ora li prendo. Potete mettere quelli che volete, a parte il cocomero e la zucca, perché crescono da altri lati. Anzi, possono farsi, perché possono mettersi o qua, ma noi mettiamo il classico grano. Ok, e questo è l'inizio della casa. Esatto, se la potete fare pure due. No, per forza così. Allora, poi fate una cosa, voi iniziate in questo esatto angolo. In questo esatto angolo fate questo 1, 2, 3. Aspettate che metto qua la legna. Attorno mettete la legna perché vi serve. Allora, dai, risali. E chi come deve essere una casa piccola? Poi. E poi la mettiamo. Ma che cavolo? Sì. No. Quella che io mi chiamo cioccolato. Sì. Quarzo scuro. Vabbè ragazzi, continuate a fare così. No, le cose.
Allora, iniziamo l'arredamento. Qua in pratica ci mettete qua. Poi ci mettete un banco da lavoro. Poi no. Se vabbè. No, no. Ok, poi dovete mettere un incudine esattamente. In pratica questo è uno spazio per una persona sola, ovviamente, perché per due è veramente troppo poco. Tipo noi siamo in due, quindi Ari se ne deve andare. Sono già 6 minuti. Allora, poi ci mettete per ultima cosa la fornace. Aspetta, allora, fornace, eccola qua. Non so perché la fornace adesso... Ah no, niente. Poi fate così, sopra l'incudine. Ed ecco qua la casa completamente finita. Le scale però se le dimenticate di mettere, la nostra cara Ariel. Elevati. Non ho spazio, aspettate. Elevati. Questa no. No, qua no. Così. Una sola botola. No, ma che fai? Ragazzi! Ah giusto, mi sono scordato del vetro. Allora, guardate che dovete fare col vetro. Dovete fare una piccola cosa. Potete fare una piccola... Io vi avevo disegnato. Guardate che bella finestra! Io volevo metterci le porte. Ah! C'è una gelatina enorme. Vai via. Tanto è sempre piccola la casa. È solo la legna che ce ne vuole pochino. Come vedete, Todd è riuscito a fare tutto questo. Perché Todd sa fare tutto, ma ho paura sempre di qualsiasi cosa. Ora ci mettiamo una porta di quercia e abbiamo completamente finito la nostra casa. Guardate, aprite le porte, avete la finestra, il cactus che vi protegge la notte e sotto avete tutta la casa pronta. Allora usciamo fuori. Sì, l'ho messa. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piacione. Vabbè, allora, in questo video voglio almeno 4-5 like. Se riuscite a superare 4-5, no, 4-5, e vi farò il prossimo tutorial. Comunque ragazzi, ciao!